Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché andiamo a fare anche il very hard dei Log Ruin. Questa è la prima volta che faccio questo dungeon, infatti non ho praticamente a schermo le informazioni dei nemici, che però voi vedrete successivamente magicamente a schermo grazie alla magia dell'editing, quindi ora non ci sono. E ora ci sono, quindi così, giusto per dare un po' di immagine alle mie piccole capacità di editing. E affrontiamo nemici che qui fondamentalmente sono deboli al vento, al tuono e al fuoco, anche se ci sono molti nemici effettivamente deboli al vento e tuono, anche se forse in realtà quelli che mi interessano di più sono fuoco e vento. Però non so, effettivamente qui potrei giocarmela con sì, Zac qui sicuramente è l'elemento fondamentale, quindi vado a sistemare il team, che comunque la base è sempre la stessa che abbiamo utilizzato poco fa, però in questo caso lo rendiamo un po' più performante questo team, quindi a tra poco. Ok, ho modificato il party, ho reso tutti un po' più aggressivi, quindi dovremmo avere Fire, Wind e Lightning Potencies tutto a nostro favore. Eris ho messo anche Fire e Lightning Breach, quindi vediamo effettivamente che cosa riusciamo a concludere. Allora, cominciamo, anche perché qui effettivamente il tutto risulta essere un po' più complesso, col fatto che qui bisognerà rinunciare a qualcuno, quindi io direi di rinunciare a Cloud addirittura. Allora, qui non ci sono forzieri, quindi possiamo salire da questo lato e affrontare i nostri primi avversari, sperando che non siano proprio quelli deboli al tuono, anche se dalla host mi sa che l'airbuster è debole a tutti e due, quindi va bene. Forse però qui Cloud sarebbe stato più utile. Probabilmente. Non è detto, però. Anche se Eris, ovviamente, il suo contributo lo dà. È vero che non c'ho il vestito che mi aumenta i danni vento, però comunque sia, il suo aiuto ce lo dona molto volentieri. Quindi, primo boss, Airbuster sconfitto. Addirittura Lightning, ecco qua, Lightning e Wind Potencies, anche se in realtà Lightning per il momento non ce l'abbiamo. Attenzione, no, c'è il forziere qua, vai a prendere il forziere, non l'avevo completamente visto, proprio mi era totalmente sfuggito. Questi sono forzieri che sono ricompense praticamente gratis, fondamentalmente. Ok, qui ci sono i nemici random, quindi qua Zac giocherà facilissimo con i danni AOE. Almeno spero. Ah no, invece, vabbè, l'intelligenza artificiale giustamente gli fa utilizzare il danno singolo, perché giustamente è più rapido. Vabbè, ci sta. Ecco, qui ritorna Cloud. E qui si prosegue. Eccolo qua. Ok. Tu sei quello che probabilmente mi dà più fastidio, forse. Probabilmente sei quello che mi dà più fastidio. Ok,
windproof. Da un lato è meglio windproof. Che cloud qui. Ecco, self restoration. Ecco, questa era una cosa che effettivamente forse dovevamo evitare, però. Qui se fallisce l'adjustment lo disintegriamo. Infatti l'ho completamente demolito. Allora, addirittura physical e magic defense 60% e dealing potencies meno 30. No, non c'è bisogno. Effettivamente siamo già al boss finale? No, infatti. Mi sembrava strano. Lasciamo sempre Cloud. Perché qua ci saranno comunque i nemici random che sono più deboli al vento. Quindi Zac, essendo comunque con danni AOE. Infatti. In un modo o nell'altro dovrebbe aiutarmi più facilmente. Eh sì, perché ragazzi, tutti i mob, praticamente questi, i trash mob, chiamiamoli così, sono tutti deboli al vento. Ecco, qui però c'è un boss, sperando che... Perché ora iniziano quelli, esatto, quelli vento-fuoco, quindi direi che facciamo così. Giustamente Icy Raven resistente al ghiaccio, però. Quindi debole ovviamente al fuoco. Debole anche al vento, fortunatamente, quindi. Qui effettivamente un bel Fira Blow ci stava tutto. Però i danni sono comunque validi, cioè nel senso non mi sembra di essere giustamente Fire Resistance down. Tanto ci sono tanti sigilli. Però tutto sommato va bene così. Giustamente qui la difficoltà più grande è appunto il fatto di avere la limitazione. Healing potencies, no, physical attack 10% più che sufficiente. Non ho bisogno di tutti sti malus, sinceramente. Cottage, che potrebbe essere caruccio da utilizzare, però al momento credo di poterne anche fare a meno, sinceramente. Ok, qui attiviamo il ritorno di Claudione. E qui affrontiamo l'altro boss. E dopodiché andiamo a battere il nostro boss principale. Eccolo qui, qui c'è l'altro palloncino. Questo dovrebbe essere debole a fuoco e vento, esatto. Quindi fuoco va bene, ma Shiva forse fa danni neutri. Sì, diciamo danni neutri, però buono. E
Io ovviamente ho anche il Fire Blow, il Fira Blow con Cloud, perché giustamente mi aiuta. Effettivamente resistenza fog mi manca. Avrei dovuto mettere la protezione dal fog, effettivamente. Ok, qui failure, quindi è praticamente morto. Ok, non siamo stati neanche tanto... Non siamo stati neanche tanto lenti, in realtà. Poi non si è neanche curato, non è riuscito neanche a curarsi. E non mi ricordo, tra l'altro, se si potesse curare, ma penso di sì. Solo che forse ha saltato una fase, quindi meglio ancora. E 7%. Sì, aumentiamo tutto a 7%. Ok, possiamo tornare indietro. Non credo manco di utilizzare il cottage, sinceramente. Vediamo quanto siamo. 37, 3 e 19. No, non lo usiamo il cottage. È vero che il behemoth effettivamente potrebbe essere fastidioso, però dovremmo riuscire a gestirlo. Alla fine è livello 70, non è tanto alto. Allora, intanto un Ramu, eccolo qua, un bel Ramu neutrale, glielo tiriamo. Bravo, colpisci Cloud, che Cloud può essere colpito tranquillamente. Effettivamente no, oddio, ecco, questo non doveva succedere. Non capisco come l'intelligenza artificiale abbia fatto veramente un errore del genere. Vabbè, fortuna che è già morto, però questo è stato un errore che poteva costare caro. Cioè, ha utilizzato praticamente l'attacco nonostante praticamente il boss fosse in counter mode, praticamente. Non è la prima volta che succede, anche nel Crisis Dungeon una volta mi faceva questo errore. E qui, da un lato, è stato anche errore mio non aver equipaggiato i Ruin Blow, perché sapendo che c'è il Behemoth come boss, giustamente conviene sempre equipaggiare il Ruin Blow contro il Behemoth, perché countera gli attacchi magici. Diciamo che sono stato un po' troppo superficiale in questo caso, però l'importante è aver portato lo score a casa. Quindi piccoli accorgimenti, piccole soluzioni che comunque vi consentono di giocare alla stragrande. Detto ciò, anche questo è andato. Anzi, facciamo un piccolo motivo di flex. Facciamo una piccola, un piccolo coso di flex, dove vi faccio vedere praticamente tutti i dungeon completati in grado S+, una soddisfazione, diciamo, personale, con giustamente già i token pronti per potersi prendere la prossima Booster Sword. Tra l'altro 4600, cioè, mi consentono praticamente di poterne prendere altre due quasi, quindi sicuramente verranno aggiunti altri dungeon, sicuramente, a parte, vabbè, i very hard verranno cambiati tra una settimana, quindi avremo modo di poter farmare altre risorse. Però diciamo che man mano che andremo avanti con la storia, sicuramente altri Crisis Dungeon verranno aggiunti. Vi ricordo inoltre che ogni domenica vi verranno aggiunti 3 ticket, o comunque 3 tessere, per poter partecipare ai Crisis Dungeon. Quindi se non le avete utilizzate, utilizzatele, cercate di migliorare gli score, perché ovviamente vi conviene, fondamentalmente vi conviene. Detto ciò, io credo che per il momento sia tutto. Spero che questi video possano esservi stati utili, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.